Mamma, ti ricordi quando ti dicevo che volevo imparare a stellare? Lo sto facendo adesso, mamma. Stellare. Ed è bellissimo. Abbiamo due orecchie ed una bocca. Ed è per questo che dobbiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Ma questo ascolto, Paola, va coltivato, va allenato, va nutrito. Con lo studio, con la passione, con la dedizione, ma soprattutto con l'ascolto della buona musica. Come down off your throne and leave your body alone. Senti Paola, tu conosci Video Music? Video Music. E certo che conosco Video Music. Solo che da noi in Sicilia non si vede perché ci hanno messo le bombe sotto i ripetitori. Sai che oggi stanno cercando dei nuovi conduttori? Tu parli inglese? Parlo inglese. Se per questo parlo anche il francese e lo spagnolo. E allora scusa Paola, perché non ti presenti? Magari ti prendono. Ma se chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, secondo te, chi pratica le stelle può imparare a stellare? Inizio a viaggiare per il mondo. Mi mandano a Miami a intervistare John Secada e poi a Stoccolma a intervistare i Roxette, a New York a intervistare David Byrne. Non mi sembra vero. 2005. Gli U2 pubblicano How to Dismantle an Atomic Bomb. Il direttore di MTV mi convoca nel suo ufficio e mi chiede se voglio andare a Dublino a intervistarli. Dico certo, con loro avrei festeggiato la millesima intervista della mia carriera. Ed ecco che in quel momento mi viene servita su un piatto d'argento una delle più grandi lezioni che la musica mi abbia insegnato attraverso uno dei suoi messaggeri più illuminati. E cioè che indipendentemente da sesso, razza, religione, provenienza o status sociale, tutti gli esseri umani soffriamo per le stesse cose. With every mistake we must surely be learning, while my guitar gently weaves. Sapere una cosa, George, che la musica adesso non si rispetta più. È dappertutto, è un riempitivo, è un sottofondo. È nei bar, nei supermercati, nei centri commerciali, sugli aerei. Non è più tangibile, non è più materica. E tu sai bene che la musica, per essere amata, per essere apprezzata, deve essere cercata, anelata, odorata, bramata, annusata, toccata. Siamo diventati degli esseri umani strani, George. Ormai siamo governati dall'algoritmo. Eppure in quell'attesa ripetuta, pomeriggio dopo pomeriggio, qualcosa stava succedendo. E cioè che il mio ottuso rifiuto all'ascolto si stava trasformando in qualcosa di importante senza il mio consenso. I don't know why nobody told you how to unfold your love. Dopotutto il rock è questione di attitudine, no?